Novembre 1980, a pochi giorni dal terremoto dell'Irpinia, a Salerno arrivò tutta la direzione nazionale del PC, impegnato in quel momento con la Democrazia Cristiana nella politica di solidarietà nazionale. In una affollatissima conferenza stampa nella federazione del partito in via Manzo, l'allora segretario nazionale Enrico Berlinguer disse che alla guida di un nuovo governo non doveva esserci un democristiano, ritenendo che la DC avesse dimostrato di non essere in grado di guidare un'azione di rinnovamento della politica italiana. Anche sull'onda delle critiche per le enormi carenze della macchina statale nei giorni immediatamente dopo il sisma, chiudendo così di fatto l'epoca del compromesso storico. Quel momento venne definito la seconda svolta di Salerno, per distinguerlo dalla prima avvenuta nell'aprile del 1944, quando Togliatti si impegnò, proprio nella città campana, a trovare un compromesso tra partiti antifascisti, Monarchia e Badoglio per la formazione di un governo di unità nazionale, rinviando la scelta della forma dello Stato soltanto al termine della guerra. I due momenti storici sono stati al centro degli incontri promossi dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia tra Università e Comune di Salerno, obiettivo puntato nella giornata conclusiva sul nodo cruciale della questione morale posto allora da Berlinguer e a quanto pare tuttora irrisolto. Berlinguer non ha fatto una questione che può riguardare solo gli anni Ottanta. Noi abbiamo dimenticato quell'indirizzo che venne dato e io credo che la crisi e la morte dei partiti sia dovuta soprattutto al fatto di non aver seguito la strada data da Berlinguer, e dico Berlinguer come uomo che ha anticipato e visto delle cose. Negli anni 90 in Italia sono stati anni di grossa e profonda crisi che noi non abbiamo saputo leggere, che abbiamo rimosso con le sentenze del Tribunale di Milano, ma in realtà bisognava ricostruire partendo da quello che erano anche le considerazioni fatte da Berlinguer 10 anni prima. Gli incontri hanno dato la possibilità ovviamente anche di ricordare le figure di Palmiro Togliatti ed Enrico Berlinguer. Berlinguer non era soltanto un leader, era un uomo che, così come era in pubblico, era in privato. La sua costituzione morale era molto forte e questo mi pare che è una qualità che non è oggi così frequente tra coloro che dirigono il paese.